Il bigliettino di oggi, eh? Se riesco a aprirlo. Ciao, io sono Fabbor e questo è Melting Pot numero 3. Il bigliettino pescato, signori, questa volta è film, quindi tutto il video si incentrerà su questa tematica. Innanzitutto partiamo col dire che cos'è un film. Un film è, diciamo, la trasposizione dell'idea di un uomo, o comunque di più persone, su pellicola. In ogni singola pellicola, però, è contenuto un microcosmo, un micro mondo parallelo. Basti pensare a quello che ha fatto Peter Jackson, regista del Signore degli Anelli, basandosi sull'omonimo libro di Tolkien. Infatti, lui ha trasformato l'idea di un uomo da parole a fotogrammi. Ok, dietro un buon film naturalmente non c'è solo il regista. A contribuire al successo di tutta la pellicola ci sono attori, ci sono costumisti, ci sono sceneggiatori, tecnici delle luci, delle telecamere, riprese, tutto. Tutto questo, tutte queste persone contribuiscono all'uscita di un capolavoro. Ho appena pronunciato la parola capolavoro. Ma capolavoro nel film, nel cinema, il capolavoro qual è? Se tu lo vai a chiedere a una ragazza, il capolavoro Titanic, qual è il capolavoro? Titanic, cioè il best. Sono il re del mondo! Pippo, 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 cosa fai, Pippo? Nonna, ma cosa ci fai sul Titanic, nonna? Sul Titanic? Sul Titanic. Ma non siamo in camera tua? Mamma, dai, è sempre la stessa storia. Vedi, la camera mia ovunque, ovunque. Questo è il Titanic, Titanic. Ecco, cosa credo sta posta adesso. È normale, siamo nel mare, cioè. E poi guarda, guarda che panorama. Che bello, che bel panorama, visto. Però dai, adesso basta. Sì, ma vai, che è pronto. È pronto! Diciamo che però Titanic non fa tanto per me. Cioè, no, tranquilli, non ho detto che mi fa schifo. È un bel film, è un capolavoro, sì. Però non è il mio genere. Diciamo che il mio genere è più quello comico, quello in stile Jim Carrey, dove, a parte che Jim Carrey è il mio eroe cinematografico, quindi come posso non amare i suoi film? Chi non ama i suoi film? In particolare, chi non si è fatto due risate su Yes Man? È un film epico. E parlando di film epici, chi? Ma io dico chi? Come non ha riso per Yes Man? Chi non ha mai avuto un filo di scaga, un filo di ansia nei discorsi del padrino in siciliano? Chi? Pippo, faccio finita di mangiare. Adesso tocca a te. È crudo. Pippo, perché mi facesti questo? Hai preparato un piatto di maccheroni per te? E tu lo sputassi così? Erano un pochino gente. L'ho mangiato anch'io, ma erano buoni. Ti odio. Che disonore. Le sensazioni e le emozioni trasmesse da un film dipendono naturalmente da dove e con chi lo guardi. Logico che non è la stessa cosa andarsi a vedere, per esempio, Avatar in streaming che al cinema, perché lì sei immerso nel Dolby Surround, sei con la gente che appena vede qualcosa di epico fa oh! Cioè, è tutto più immersivo e emozionante. Sì, va bene, al cinema hai la massima qualità della visione tra effetti e schermo. Certe persone però non le cambi. Infatti ci sono varie categorie di disturbatori. C'è quello che dorme, russa e fa un casino della miseria. Bevi tu, ma perché tu la becchia come un ufficio? Non ti preoccupare, ci faccio un'offerta che lui non vuole fare, no? Scusa, cosa? È un cinema, non un dormitorio. C'è lo spoilerone, che io penso che sia il più bastardo di tutti. No, beh, il film è bellissimo, ce lo aspettavo da un sacco. L'hai visto? No, certo, l'aspettavo da un sacco. Ah, giusto, aspettavo, vabbè. Non me lo racconti. Ma ci mancherebbe altro. Sì, io non mi sopporto di gli spoileroni, io ti giuro, li prenderei a testa. Vabbè, pensa se adesso io dicessi che il sindaco muore. Io l'antico, se fosse vero. Il sindaco muore. Non ti sento. Il sindaco muore. Mi è stato fatto capire che se dovesse tornare ci troverà. E la moglie si è fatto da sessore.
per niente. Anzi. Bene. Ah! C'è anche l'artigliere, quello che si diverte a prendere i suoi M&M's o i popcorn e tirarteli in testa dalle file alte. Beh, c'è da dire che comunque sì, film. Sì. Le tipe sono belle. Sta più facile. Le tipe sono belle. Ma che tipo popcorn? C'è un tipo popcorn? Che era? Si è rubato a 5. Ma chi è quel mona che tira i popcorn? Scherzato! Ma che davvero? Ancora? Ancora! Ultimo di queste categorie base di disturbatori c'è il cinico, quello che non gli va bene mai niente, quello con lo scontroso, quello che può vede le cose, le disprezza, ogni singola cosa non va bene. E quello o quello che ti fa cascare il penzolare. No, questo cambio di scena non ci doveva essere, io lo faccio. Sto un po' sette. No, allora, mi scusi, sto esprimendo le mie idee, voglio chiarire. Questo film è una merda. Mume non mi interessa niente. No, guarda, allora, io ho speso 10 euro per vedere questo film in 3D, il 3D non c'è. Basta, è una merda, proprio, è una merda. Io con la telecamera nel culo riuscivo a fare dei cambi. Allora, ti dici Mume che sto facendo quel film. 10 euro li prendete a me la prossima volta. Scusa. Film di merda. Ancora. Allora, in conclusione, cosa abbiamo fatto? Abbiamo descritto che cos'è un film, abbiamo, diciamo, tracciato a grandi linee più o meno come va visto, abbiamo anche descritto qualche disturbatore che può deturpare la visione, ma ora è giunto il momento di tirare le fila. Sin dal tempo del bianco e nero fino alla computer grafica inimmaginabile di oggi, il film ha sempre meravigliato il pubblico. I grandi classici hanno trasmesso emozioni infinite, hanno plasmato intere generazioni, basti pensare Matrix. Che cos'è che rende unico e speciale un film? Secondo me è il fatto stesso che riesce a prendere qualcosa nella nostra testa, qualcosa di immaginario e lo riesce a rendere realtà, lo riesce a rendere visibile a tutti. È questa la vera magia. Ragazzi, allora, questo video è stato un casino, veramente. Abbiamo dovuto registrare 4 giorni diversi e quindi salti di inquadratura ci sono, anche dell'illuminazione, mi dispiace, mi scuso. Però è stato veramente un casino, tra sketch è veramente un bordello. Comunque spero che vi sia piaciuto, mettete mi piace, condividete, mettete mi piace anche la pagina Facebook e alla prossima.